Giuseppe Cagliazza, CEO di Saci & Saci, questa mattina a Milano ha presentato una nuova iniziativa di comunicazione che si chiama Created in Italia, che mira a smuovere un po' le acque per quanto riguarda la percezione del sistema Italia nelle sue eccellenze, a partire dal food, dal cibo, poi proseguire col design, il fashion, appunto per smuovere un po' le acque e proporre una nuova immagine dell'Italia nel mondo, non dimenticando che tra breve ci sarà anche Expo 2015 e quindi potrebbe essere un momento per amplificare questa iniziativa. In un servizio a parte parliamo di questa iniziativa con Cagliazza e vogliamo invece affrontare un po' continuare nel percorso che ADV Express ha iniziato intervistando Luca Lindner, proponendo altri contenuti su come sta cambiando l'industria dell'advertising, della comunicazione. Proprio questa mattina Massimo Costa, country manager di WPP, ha spiegato la proposizione, la presentazione, il posizionamento di WPP nel mondo e quindi anche in Italia, dove si parla di unit dedicate a clienti, che quindi unit che poi si avvalgono in maniera orizzontale delle diverse expertise all'interno del gruppo, e quindi un approccio un po' diverso rispetto invece a quello che Publicis, anche con la recente fusione merging con OMG, sta perseguendo, che invece propone i propri brand all'attenzione dei clienti stessi. Ecco, per capire un po' meglio come sta cambiando, partiamo dall'Italia, dove appunto Cagliazza ha annunciato un risultato positivo, perché nell'ultimo triennio Saci & Saci ha guadagnato più 10%, partendo dal più 5 del 2011, una situazione stazionaria nel 2012, un più 4 nel 2013, e magari nel futuro avanziamo una possibilità. Ecco, detto questo, come sta cambiando appunto il business dell'advertising in casa Publicis, inteso come gruppo, in particolare Saci & Saci? Sì, per quanto riguarda il nostro gruppo, posso solo dire che l'integrazione di cui probabilmente parlano i nostri colleghi che operano in gruppi molto prestigiosi come quelli che hai appena citato tu, l'integrazione avviene anche da noi, perché diciamo l'integrazione è insita in quello che oggi chiedono i clienti. Qualsiasi cliente oggi non può prescindere da una comunicazione integrata che tocchi tutti i touch points. Ci sono diciamo ricette diverse per fare questo, difficile dire qual è la migliore. Noi l'integrazione diciamo la pratichiamo all'interno del nostro gruppo, scegliendoci di volta in volta i partner giusti, le agenzie partner o anche semplicemente i talenti giusti, a seconda del tipo di business, del tipo di cliente, che possono complementare la nostra offerta. Diciamo la nostra modalità operativa è in qualche modo molto semplice. Se noi qualsiasi sia l'agenzia che ha diciamo il contatto principale con quel cliente, fa da lead e poi sceglie di attrarre una serie di talenti o di risorse da altre discipline e mette insieme un team che le discipline del gruppo Publicis e poi mette insieme un gruppo di lavoro che in maniera integrata diciamo svolge quelle funzioni e cerca in qualche modo di soddisfare quel brief o quelle esigenze. Ecco, quindi anche all'interno del gruppo si ragiona per si costruiscono team dedicati a un singolo cliente. Certo. Puoi farci qualche esempio? Ma io stesso diciamo posso fare l'esempio per esempio di come gestiamo il business Toyota qui in Italia. Toyota usa una misurazione del grado di soddisfazione a livello europeo, cioè fa un assessment ogni sei mesi, e ormai da tre anni l'Italia è il mercato tra i mercati principali che diciamo ha la maggiore soddisfazione dal punto di vista di Toyota. Noi lavoriamo in maniera molto integrata con Zenith, che è da poco ha preso il business Toyota, molto dopo rispetto a noi, ma anche prima, se ci servivano un certo tipo di analisi o un certo tipo di approfondimenti o un certo tipo anche di tools tipici
di un'agenzia media, riuscivamo a collaborare e a lavorare in maniera molto integrata. Quindi, come dire, forse un approccio meno militare, meno strutturato e più lasciato alle diciamo, compatibilità naturali dei vari brand e delle varie persone, perché ognuno dei nostri brand è in realtà fatto da persone. Però diciamo, questo gioco forza succede, perché è impensabile oggi che uno voglia soddisfare una qualsiasi esigenza di qualsiasi cliente senza pensare in maniera integrata. Ecco. Un'altra cosa che emergeva dall'intervista rilasciata di Via Express dall'Indre è che i grandi clienti internazionali ormai si allineano su grandi hub mondiali, ne ha contatti 6 più o meno, sono queste quelle che contano, no? Nei paesi emergenti e non. Ciò vuol dire che poi a livello locale i network internazionali per sopravvivere e anche per crescere devono andare su clienti locali. Ecco, in questo senso c'è una precisa strategia di Saatchi & Saatchi? Bah, diciamo, noi siamo sempre stati molto caratterizzati dal fatto di avere un grande footprint sui clienti locali, cioè noi vinciamo molte gare, quest'anno ne abbiamo vinta oltre una al mese negli ultimi 12 mesi. Oggi è stata annunciata quella di Peroni. Oggi è stata annunciata quella di Peroni, quindi diciamo è una questione di salute dell'agenzia il fatto di avere una quota preponderante di business locale, perché significa che un'agenzia ha una equity e un posizionamento ben preciso sul mercato. Per quanto riguarda gli hub, faccio due osservazioni. Una prima di carattere, diciamo, strutturale, la seconda di carattere più diciamo umano. Noi siamo hub per Enel, anche per tutti i mercati del Sud America, e dici facile perché è un'azienda italiana. Siamo hub per Whirlpool. Whirlpool EMEA, basato a Comerio, provincia di Varese, noi facciamo la produzione di tanti materiali a livello, diciamo, europeo. Quindi ci sono ancora, nonostante, diciamo, le disgrazie del nostro paese, aziende che comunque rimangono qua, che comunque fanno hub qua e che comunque chiedono ai propri partner di strutturarsi in maniera tale da fare hub qua. È proprio Whirlpool un esempio virtuoso, perché leggiamo sui giornali ha appena spostato, esatto, la produzione dalla Svezia all'Italia. E poi c'è un tema, diciamo, umano, un tema di qualità di talenti, perché questo è un talent business. Sempre rifacendomi all'esempio di Toyota, gran parte del lavoro che si vede in Europa di Toyota ha il tricolore italiano dietro, non solo perché ci sono io che ne ho anche la responsabilità europea, ma perché, diciamo, qui dentro abbiamo una serie di talenti talmente bravi e anche talmente competenti nel business automotive che viene quasi naturale, nonostante siamo molto, molto lontano da Bruxelles, che è il quartiere generale di Toyota Europe, e da Londra, che è il nostro headquarter dove gestiamo il cliente da Bruxelles. Ci sono talmente tante persone brave che spesso ce le chiedono. Attualmente c'è una produzione di un film bellissimo che vedrete l'anno prossimo, o quest'anno, da aprile in poi, in tutta Europa, e ci sono tre ragazzi italiani sul set che dirigono con la produzione.